Di nuovo ben trovati in questa seconda parte del video tutorial di questa maglietta top down con sprone rotondo. Andremo a realizzare quello che sarà il corpo del progetto, quindi divideremo il lavoro, sospenderemo le maglie delle maniche e poi realizzeremo un semplicissimo bordo ai cord per rifinire il progetto. Per chi non avesse avuto possibilità di seguire la prima parte del video tutorial, nelle informazioni sotto a questo video troverete anche il link diretto alla prima parte del progetto, insieme ai link dedicati al filato e ai materiali utilizzati per realizzarlo. Detto questo, continuiamo il nostro lavoro. Una volta completata la lavorazione dello sprone, quindi dopo aver realizzato i ferri di cui abbiamo parlato nella clip precedente, io per una small media ho aggiunto 5 ferri a maglia rasata senza più effettuare nessun aumento. Per una media large vi ho consigliato un aumento sul ferro ultimo che abbiamo lavorato, che vi ho mostrato, di 2 maglie su ogni multiplo, quindi 14 maglie per ogni multiplo, per 20 multiplo 280 maglie, più 10 ferri ulteriori a maglia rasata. Ora chiudiamo lo sprone. La prima cosa di cui abbiamo bisogno sono i cavi ausiliari per circonferenze piccole con un ferro sul quale passeremo le maglie in modo da poterle sospendere e lasciarle sospese per riprenderle successivamente. Quindi 2 cavi corti, questi sono cavetti da 23 cm più la punta, arrivo circa a 32 cm di circonferenza, e dei marcapunto, nello specifico 4 marcapunto, vanno bene anche dello stesso colore purché siano diversi dal marcapunto di fine e inizio giro. Ora dividiamo lo sprone. Io ho fatto già i calcoli con la percentuale delle maglie da avviare a nuovo nel sottomanica per le varie taglie. Chiaramente una questione di comodità o di circonferenza siano più abbondante rispetto alle taglie standard, alle tabelle standard, vi consiglio di aggiungere qualche maglia in più. Allora, per una taglia small media adesso divideremo il nostro lavoro. Abbiamo un totale di 240 maglie, 134 cm di circonferenza. Noi divideremo per la parte davanti e per la parte dietro 40 cm, quindi 72 maglie sul davanti, 72 dietro, mentre per le spalle lavoreremo su 27 cm, lasceremo quindi sospese 48 maglie per ogni spalla. Nel sottomanica andremo ad aggiungere 10 maglie a destra e 10 maglie a sinistra. Queste 10 maglie sono un 5% della circonferenza del torace, quindi lavoreremo non più su 40 cm per lato, ma su 45 cm, comprese le maglie che andremo a caricare nel sottomanica, che poi saranno divise chiaramente 10 su un lato, 10 sull'altro, 5 per la parte dietro e 5 per la parte davanti. Quindi lavoreremo in questo modo. Per una taglia media un pochino più abbondante nella circonferenza del seno, allora vi consiglio di aggiungere, anziché 10 maglie sotto alle maniche su entrambi i lati, di aggiungerne 12, quindi 12 maglie sotto un braccio e 12 maglie sotto l'altro, in modo da avere una circonferenza maggiore nella parte qua della circonferenza del seno. Per una taglia media large invece avete lavorato 280 maglie totali, 155 cm, che saranno suddivise in questo modo: 50 cm davanti, 50 dietro, quindi un metro di circonferenza del giro seno, 29 cm per ogni spalla. Nel sottomanica una taglia media large andrà a caricare in più 30 maglie, quindi 15 maglie sotto ogni manica, 15 a destra, 15 a sinistra. Anche in questo caso, se avete una circonferenza seno che supera i 110 cm, andate ad aumentare a queste 15 maglie altre 3 maglie per ogni sottomanica, quindi 18 e 18 anziché 15 e 15. Questo valutate voi in base alla vostra circonferenza. Ora vediamo all'atto pratico come sospendere il lavoro. Per una taglia small media lavoriamo a diritto dalla fine del giro 72 maglie, per una taglia media large 90 maglie, quindi 72 small media, 90 media large. Io lavoro 72 maglie a diritto. Lavorate le prime maglie a diritto, quindi nel mio caso 72 dall'inizio del giro, con il cavo corto e la punta ausiliaria vado a sospendere le successive 48 maglie per una taglia small media e 50 maglie per una taglia media large, quindi
48 small media, 50 media large, per sospendere le maglie con la punta con il cavo ausiliario nel modo in cui si presentano, quindi senza ruotarle. Contando le maglie andiamo a sospenderle in questo modo senza lavorarle, quindi 2, 4, 5, 6. Passate le maglie sul cavo ausiliario, togliamo la punta che abbiamo utilizzato per passare le maglie e ci assicuriamo di non perdere le maglie sospese inserendo una chiusura per cavo, quindi questi tappini li inseriamo sull'altro lato. Adesso siamo nel sottomanica, quindi dobbiamo unire la nostra circonferenza. Come già vi ho spiegato, io consiglio per una taglia small media, quindi per una taglia 44, di caricare nel sottomanica 10 maglie su ogni lato, quindi 10 maglie sotto questa manica e 10 maglie sotto l'altra manica. Io indosso una taglia un po' più piccolina di una 40, quindi per non lavorare troppo ampia la circonferenza, io vado a caricare solo 3 maglie, giusto per il movimento sotto al braccio, perché per me sono sufficienti sia le maglie della manica sia le maglie che ho già sospeso per la circonferenza, ovvero i miei 40 centimetri. Però per mostrarvi anche come caricarle, quindi vi ricordo, per una taglia small media, quindi da una 40 a una 44, vi consiglio, sempre che il vostro campione corrisponda al mio chiaramente, l'avvio di a nuovo di 10 maglie. Per una taglia media large, 15 maglie. Anche in questo caso tutto dipende dalla circonferenza del seno. Come già detto, se avete un seno più abbondante di una circonferenza o di 90 che raggiungerete con le 10 maglie al seno o di 100 centimetri, vi consiglio di aggiungere delle maglie in più. Questo chiaramente in base alla vostra misura, fate la proporzione magari con i centimetri del campione, vi ricordo 10 maglie, 10 centimetri 18 maglie, e valutate quante maglie avviare a nuovo. Per avviare le maglie a nuovo facciamo un avvio concatenato. Entriamo a diritto nella innanzitutto ci voltiamo sul rovescio del lavoro, quindi da questa posizione qua ci ruotiamo sul rovescio. Nella prima maglia che abbiamo sul ferro, in questo caso sinistro, il filo è sulla sinistra e siamo sul rovescio del lavoro, entriamo nella primissima maglia del ferro come per lavorare un diritto, così. Questa maglia adesso non la lavoriamo, gettiamo il filo sul ferro, usciamo e l'asola che abbiamo recuperato la posizioniamo a diritto, quindi in questo verso, entrando sotto la maglia, la lasciamo sul ferro, abbiamo fatto un avvio a nuovo, la prima maglia in più. Ora, sempre nell'ultima maglia avviata, che è questa, rientriamo a diritto, gettiamo il filo, usciamo, non lavoriamo il punto e quest'asola la ruotiamo a diritto sul ferro. Abbiamo avviato 2 maglie, continuiamo così ad avviare tutte le maglie che ci occorrono. 3, e io mi fermerò con 3, però vi mostro un'altra volta, entro nell'ultima maglia, getto il filo, esco senza lavorare il punto e l'asola che ho recuperato la ripasso a diritto sul ferro. In questo modo andiamo ad avviare le maglie a nuovo con un avvio concatenato. Io mi fermo a 3 maglie. Una volta caricate le maglie, di nuovo ci voltiamo sul diritto del lavoro, così. Nella prima maglia cerchiamo di lavorare abbastanza strinto, entriamo nella prima maglia del ferro sinistro, gettiamo il filo e lavoriamo la prima maglia dritto. Ora, questa è la prima che abbiamo lavorato, ripetiamo, per una taglia small media 72 maglie, per una taglia media large 90 maglie, quindi 1, 2, 3 e così via. Lavorate le successive 72 o 90 maglie dall'unione del sottomanica, di nuovo come abbiamo fatto per l'altro sottomanica andiamo a sospendere le maglie per la spalla, per una taglia small media 48 maglie sospese così, quindi passate sul ferro ausiliario senza lavorarle, per una taglia media large 50, quindi 3, 4, 5 e così via. Adesso che abbiamo sospeso anche le maniche dell'altra spalla, quindi come abbiamo fatto per l'altra parte, togliamo la punta e ci assicuriamo la chiusura del cavo inserendo la chiusura
per i cavi, quindi quella apposita, andiamo a caricare a nuovo le stesse maglie caricate per l'altro sottomanica e poi chiudiamo il giro perché siamo alla fine del giro. Quindi ci voltiamo sul rovescio, rivediamo questo passaggio. Il nostro lavoro, scusate, sistemo il filato, ecco qua, è sul rovescio, il filo dietro al ferro, così, con la punta del ferro destro, entriamo nella prima maglia che abbiamo disponibile, usciamo prendendo il filo ma non lavoriamo il punto e l'asola la ruotiamo a diritto e la riposizioniamo sul ferro. Abbiamo caricato una maglia in più, continuiamo così per il numero di maglie avviate a nuovo nell'altro sottomanica. Io ho terminato di avviare le maglie perché ne ho avviate 3, quindi 3 anche in questo sottomanica. Posiziono nuovamente il lavoro sul diritto, ecco qua, e vado semplicemente a terminare il giro. Posiziono quindi il marcapunti di fine giro sul ferro destro dopo l'ultima maglia avviata a nuovo e adesso lavoro tutto un primo ferro a diritto, quindi lavoro tutte le maglie che ho lasciato per la circonferenza, semplicemente a diritto. Ci vediamo alla fine del ferro. Terminato il primo ferro della lavorazione della circonferenza del corpo, ricominciamo a diritto a lavorare tutte le maglie. Ci vediamo nelle maglie del sottomanica. Io ne ho avviate 3. Individuate le 3 maglie centrali, quindi dividetele, magari lasciatene, se ne avete una in più o due in più, lasciatele nella parte anteriore. Le 3 maglie che saranno nella parte del sottomanica le voglio lavorare con il punto a traforo, quindi con le 3 maglie insieme e i 2 gettati. Quindi ricominciamo normalmente a diritto a lavorare tutte le maglie e ci vediamo alle maglie caricate a nuovo. Ecco che ho raggiunto le 3 maglie che ho caricato a nuovo. Vi ripeto, dividete le vostre maglie, se avete una maglia in più tolte 3 maglie lasciatela nella parte anteriore, quindi davanti. Ora 3 maglie le lavoro con un gettato, un accavallato doppio, quindi 2 maglie sfilate a diritto senza lavorarle, un diritto, e le maglie sfilate le accavallo, un gettato, e adesso continuo normalmente la lavorazione delle mie restanti maglie fino all'altro sottomanica, dove nello stesso modo ripeto un punto traforato. Terminato il ferro, dopo aver lavorato il punto traforato, quindi il gettato 3 maglie insieme con accavallato doppio e il gettato anche nell'altro sottomanica, lavoro praticamente il ferro di ritorno, tutte le maglie le lavoro a diritto nel sottomanica, le maglie con il punto traforato che ho intenzione di realizzare le lavoro con il gettato a diritto, le 3 maglie a diritto, le 3 maglie insieme e il gettato a diritto, e tutte le successive maglie le lavoro a diritto. Quindi da ora in poi nel sottomanica lavorerò un ferro a motivo traforato, gettato, un accavallato doppio e il gettato. Il ferro di ritorno lavoro tutto a diritto, i gettati a diritto e le 3 maglie a diritto, e continuo a lavorare in questo modo fino a raggiungere il punto vita. Io farò delle diminuzioni, quindi dal sottobraccio ho preso i centimetri dal mio sottomanica fino al punto vita, devo sagomare per quanto riguarda la mia taglia andando a fare delle calature sulle parti qua prima del praticamente prima del motivo traforato e le maglie 2 successive al motivo traforato, farò delle diminuzioni. Per realizzare le diminuzioni, quando arrivo sulla prima parte del punto traforato, quindi le 2 maglie precedenti a dove ho la maglia di gettato, le lavoro tutte e 2 insieme in un'unica maglia a ritorto, quindi le passo entrambe e le rilavoro da dietro a diritto ritorto. In questo modo faccio una diminuzione inclinata verso verso sinistra. Le altre 2 maglie dopo il punto traforato, quindi lavoro poi il gettato, il diritto e il gettato, le lavoro insieme a diritto classico, ovvero inclinate a destra, in modo da avere le diminuzioni che tendono verso l'interno.
Nella parte centrale in queste tre maglie continuerò a lavorare il motivo traforato. Le diminuzioni cercherò di realizzarle sul ferro di ritorno, quindi dove lavoro la maglia di gettato a diritto, in modo da non aver problemi con la lavorazione delle maglie successive. Io eseguirò queste calature su entrambi i fianchi e lavorerò una diminuzione ogni 10 ferri lavorati per arrivare al punto vita, dove poi invece comincerò a svasare un po' il lavoro per averlo un pochino più morbido. Non sono obbligatorie, questo va in base alla vostra costituzione, alla vostra fisicità. Se avete intenzione di fare delle calature, misurate dal vostro sottomanico fino al punto vita quanti centimetri trasformati poi in ferri dovete lavorare e la circonferenza del vostro punto vita. Fate una differenza fra il sottomanico, quindi la circonferenza seno, e il punto vita. Le maglie che ricavate da questa differenza le dovete distribuire in diminuzione nei centimetri che dovete realizzare fino al punto vita, quindi fatelo sulla vostra misura, perché io non posso sapere com'è la vostra fisicità o se volete o meno eseguire queste calature. Vi mostro qua, progetto terminato, come ho eseguito queste diminuzioni. Allora, da dove ci siamo lasciati nel sottomanico, io ho caricato solamente 3 maglie in più per ogni lato. Questo è il progetto terminato, così riesco a darvi meglio anche le misure. Quindi io con sole 3 maglie in più rimango su 40 cm a pannello davanti e dietro nella circonferenza del sottomanico. Ho eseguito le diminuzioni delle maglie, una diminuzione su ogni pannello, quindi 2 sul davanti e 2 sul dietro ogni 10 ferri lavorati, e ho continuato a diminuire fino a raggiungere il punto vita, che misura 36 cm, quindi sono andata a togliere 4 cm in questi ferri. Dopodiché, una volta terminata la lavorazione al punto vita, ho aumentato solo nella parte anteriore, quindi gli aumenti li ho realizzati come abbiamo visto per lo sprone con le maglie intercalate. Ho aumentato ogni 10 ferri solamente 2 maglie su un lato e 2 maglie sull'altro, quindi termino con una misura in larghezza di 38 centimetri nella parte finale. Quindi parto da 40, diminuisco fino a 36 e poi vado ad ampliare leggermente fino a 38 centimetri. Questo è giusto per la mia misura. Chiaramente dovete prendere le vostre circonferenze e andare a valutare quante diminuzioni fare e quanti aumenti poi riprendere per andare leggermente ad ampliare nella parte del fianco. Io lavoro in lunghezza, e anche questo va in base al vostro gusto. Dal sottomanica lavoro 33 centimetri. Anche questo chiaramente andrà in base al vostro gusto, potete lavorare più lungo o anche, perché no, più corto. Ora vediamo insieme come chiudere le maglie. Qui sono già state chiuse, andremo a realizzare una chiusura con bordo ai cord, che è questa, che è perfetta anche per una maglia rasata che non arriccia. Poi chiaramente il progetto va messo in posa, una volta lavato e messo in posa. Io l'ho anche stirata questa maglietta, perché comunque si tratta di un cotone, il bordo non arriccia, e poi vedremo successivamente come lavorare le maniche e come riprendere lo scollo. Raggiunta quindi la lunghezza del nostro lavoro, andiamo a chiudere le maglie in questo modo. I 2 ferri successivi lavoriamo tutte le maglie, comprese le maglie dei fianchi che abbiamo lavorato appunto traforato, lavoriamo 2 ferri completi a rovescio. Completati 2 ferri a rovescio, passiamo alla chiusura del lavoro. La prima maglia la lavoriamo a ritorto, quindi a diritto, lavorata nella parete posteriore. Le 2 maglie successive, anche queste le lavoriamo tutte e 2 insieme in un'unica maglia a diritto ritorto, quindi le lavoriamo da dietro. Gettiamo il filo e lavoriamo 2 maglie insieme a diritto ritorto. Adesso queste 2 maglie le ripassiamo sul ferro sinistro, così come le abbiamo lavorate. Io prendo un ferro ausiliario perché mi torna più comodo. La prima maglia che ho sul ferro, di nuovo, la lavoro a diritto ritorto, ma il filo in questo passaggio lo getto da sotto al ferro a sopra il ferro. Faccio cadere la maglia. La maglia successiva, con la maglia ancora dopo, di nuovo le lavoro normalmente con il filo da sotto a sopra in un diritto ritorto. Ora queste 2 maglie di nuovo le ripasso sul ferro sinistro. 1 e 2. La prima maglia la rilavoro da dietro con il filo da sotto a sopra il ferro, le successive 2 maglie insieme in un'unica maglia a diritto ritorto.
Questa è la chiusura che faremo fino alla fine del ferro. Ripassiamo le due maglie a sinistra, facciamo attenzione a non tirare troppo la chiusura, deve rimanere elastica, e ripetiamo. Entriamo nella prima maglia che abbiamo sul ferro, la lavoriamo con il filo da sotto a sopra il ferro in un diritto ritorto. La maglia successiva la lavoriamo insieme alla maglia ancora dopo, nella costa, nella parete posteriore, a diritto ritorto. Le due maglie che abbiamo a destra le ripassiamo a sinistra e ripetiamo questa chiusura. La prima maglia la lavoriamo a diritto ritorto, quindi nella parete dietro. Il filo non va sopra il ferro, ma va sotto a sopra il ferro, così, e lavoriamo questa maglia a diritto ritorto e la facciamo cadere. Ora lavoriamo la maglia successiva e la maglia ancora dopo in un'unica maglia a diritto ritorto. Entriamo in questo modo, gettiamo il filo normalmente e lavoriamo due maglie insieme a ritorto. Ripassiamo queste due maglie sul ferro sinistro e ripetiamo così fino alla fine del ferro. Completata la chiusura, alla fine del ferro, le ultime tre maglie le lavoriamo in questo modo. La prima, di nuovo, la lavoriamo a ritorto con il filo da sotto a sopra il ferro e le ultime due maglie che abbiamo sul ferro le lavoriamo entrambe insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Ora dobbiamo chiudere il lavoro. La maglia precedente la prendiamo con la punta del ferro e la portiamo in accavallata alle due maglie che abbiamo lavorato insieme a diritto ritorto, quindi facciamo una chiusura con accavallata. Ora a questo punto lo dobbiamo bloccare sul bordo del nostro lavoro. Dove abbiamo le prime maglie chiuse, le vediamo molto bene, sicuramente meglio dal vivo, entriamo con la punta del ferro, facciamo uscire il filo e la maglia precedente la accavalliamo al filo che abbiamo recuperato. In questo modo non creiamo scalini, continuiamo nel punto anche a fianco a buttare giù, a portare giù la nostra lavorazione, quindi ripetiamo, entriamo nel punto a fianco, facciamo uscire il filo, e l'asola che abbiamo sul ferro la portiamo in accavallata al filo recuperato. Così ci garantiamo una chiusura omogenea, quindi senza lasciare scalini nella lavorazione, e a questo punto possiamo stringere il nodo e tagliare il filo che poi andremo a nascondere all'interno del lavoro. In questo modo abbiamo chiuso le maglie e abbiamo dato una bella rifinitura sulla fine del nostro progetto. Ora andiamo a rilavorare il giro manica. Anche il giro manica allo stesso modo è stato rilavorato con due ferri lavorati a rovescio, quindi come abbiamo fatto sulla fine del progetto, due ferri a rovescio, dopodiché ho ripetuto la stessa chiusura che vi ho appena mostrato, sempre in tondo. Per prima cosa però dobbiamo recuperare le maglie nel sottomanica, togliamo le chiusure per cavo e andiamo ad agganciare i nostri ferri corti da 4 mm al nostro cavo. Adesso io mi aiuterò con un uncinetto da 3 mm ma va bene una qualsiasi altra misura, e il filato a capo nuovo. Qua nel sottomanica dove ho le maglie che ho avviato a nuovo, quindi 3 maglie nel mio caso, vi ho consigliato 10 o 12 small media oppure superiori media large, le vado a recuperare per ricaricarle sul ferro, ma vado a recuperare anche queste due maglie allungate precedenti che si sono un po' allungate, sono diventate delle maglie un po' allungate nella rilavorazione del corpo, le recupero con l'uncinetto e le porto sul ferro. Quindi comincio questa maglia allungata che scende dal ferro, proprio il punto sottostante, entro con l'uncinetto e aggancio il filo a nuovo. Recuperato il filo, faccio un punto, quindi una catenella, in modo da agganciare bene il lavoro. Ho recuperato la prima maglia. Ora nella maglia a fianco entro, aggancio il filo e esco. Adesso sono alle 3 maglie che ho caricato a nuovo, quindi io devo recuperare 3 maglie perché ne ho caricate solamente 3. Recuperate tutte le maglie che avete avviato a nuovo nel sottomanica.
Recuperate anche le maglie centrali, vanno recuperate tutte quante. Ora, nello stesso modo, dalle maglie avviate a nuovo, recuperiamo anche le due maglie che si sono leggermente allungate quando abbiamo praticamente sospeso le maglie delle maniche e lavorato il corpo. Quindi io recupero una e due maglie, come ho fatto dall'altra parte. Sotto la maglia che ho sul ferro recupero l'ultima maglia. Ho un totale di 7 maglie, io nel mio caso le riposiziono sul ferro destro. Adesso che ho riposizionato tutte le maglie sui ferri, inserisco un marcapunto che sarà il marcapunto che determina la fine e l'inizio di ogni giro. Quindi metto un marcapunto sul ferro destro. E adesso per prima cosa rilavoro tutte le maglie che ho sui ferri con un ferro a diritto. Le rilavoro tutte quante fino alla fine del giro. Terminato questo ferro, non dobbiamo far altro che ripetere due ferri a rovescio e poi ripetere la chiusura come abbiamo visto per la parte finale del lavoro. È possibile nei due ferri successivi diminuire e togliere le maglie nel sottobraccio, questo a gusto vostro, io le lascerò. Ora lavoro due ferri a rovescio e poi eseguo nuovamente la chiusura a bordo I-cord come abbiamo visto prima. Terminata la manica, chiaramente l'altra manica si lavora in modo identico e adesso andiamo a rilavorare anche tutte le maglie del collo, quelle che abbiamo avviato a inizio lavoro. Ci aiutiamo anche in questo passaggio con un uncinetto, io ho fatto un piccolo nodino alla coda delle maglie di avvio con il filato a nuovo, che tanto il nodino scomparirà. E adesso il primo ferro che abbiamo lavorato noi è stato un ferro rovescio. Noi non dobbiamo entrare sotto al ferro rovescio, ma dobbiamo recuperare solamente le maglie avviate sui ferri, quindi proprio il bordo, e riportiamo le nostre 108 maglie che abbiamo avviato sui nostri cavi da, comprese le punte, 60 cm per poter rilavorare tranquillamente tutte le maglie del collo. Vi consiglio di contare le maglie mentre le recuperate e le riposizionate sui ferri. Il numero dei ferri deve essere lo stesso che avete utilizzato a inizio lavoro. Ho riposizionato tutte le 108 maglie sui cavi, quindi sui ferri. Ora lavoriamo un solo ferro a rovescio, perché un ferro rovescio l'abbiamo lavorato anche all'inizio. Proprio del nostro sprone, quindi lavoriamo un solo ferro a rovescio con tutte le maglie. E adesso che abbiamo completato il ferro a rovescio, possiamo sfilare il marcapunti e chiudere le maglie, così come abbiamo fatto sia per la fine del lavoro che per le maniche. Vi ripeto nuovamente di non stringere questa chiusura, quindi di lavorare le maglie in modo molto morbido, in modo da appunto non perdere centimetri sulle maglie di avvio. Abbiamo lavorato uno scollo di 60 cm di circonferenza, cerchiamo di non stringere troppo la chiusura in modo da rimanere sugli stessi centimetri che abbiamo avviato a inizio sprone. Io adesso continuo in questo modo e poi ci vediamo per il lavoro terminato. Ed ecco che termino di lavorare le maglie dello scollo, questa è la rifinitura I-cord che vi ho mostrato, questo è come rimane il lavoro una volta concluso. Cercate di non stringere troppo durante questa lavorazione in modo da non tirare la lavorazione nello scollo. Io ho lavorato sempre con gli stessi ferri ma leggermente morbido, quindi un pochino morbido il punto in modo appunto da non andare a stringere. Questo è il progetto come risulta terminato. L'abbiamo visto nella presentazione indossato, è un modellino fresco, semplice, indicato secondo me per qualsiasi look e anche per qualsiasi età, perché non lo trovo né troppo eccessivo e comunque ha una bellissima lavorazione per quanto riguarda lo sprone. Io spero di avervi dato dei buoni spunti anche per i vostri progetti futuri, spero che vi piaccia, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo sul mio canale per il prossimo tutorial. Ciao, a presto!